Allora, è evidente che se noi parliamo di una loggia propaganda 2, cioè la famosa P2 di Licio Gelli, il 2 non è frutto del caso, no? Molto probabilmente diciamo, i numeri vengono messi con una certa determinazione e importanza, soprattutto in ambiente massonico, per caratterizzare diciamo il ruolo delle varie organizzazioni e una certa visione gerarchica, no? Delle organizzazioni massoniche. Quindi il fatto che ci fosse questa numerazione sta a significare appunto che c'era sopra la P1 un'altra organizzazione massonica che elaborava molto probabilmente i piani che poi la P2 doveva realizzare. Come abbiamo visto, uno degli obiettivi fondamentali era quello di distruggere il Partito Comunista e mantenere quindi in vita solo due schieramenti, comunque tutti interni alle logiche del capitalismo, al modo di produzione capitalistico, e quindi trasformare l'Italia in un paese come l'Inghilterra, come gli Stati Uniti, no? Perché appunto in quella realtà la questione comunista è stata risolta, diciamo, praticamente alla radice, Eradicata più che altro. eradicata, esatto. Allora, chi è stato in Italia il soggetto che meglio ha rappresentato questa P1? È stato il Partito d'Azione, appunto, che fa riferimento proprio al partito di Mazzini. E ha avuto tra i suoi massimi interpreti un banchiere, come banchiere della Banca Commerciale Italiana, uno dei massimi vertici anche dell'esoterismo massonico, si chiamava Raffaele Mattioli. È stato il principale interprete di questa anche infiltrazione reazionaria su caratteristiche estreme, no? Al proprio interno ha avuto uomini, appunto, considerati oggi, grazie ai non approfondimenti necessari per capire il ruolo in relazione allo scontro tra le classi sociali, in cui c'è una supervalutazione, appunto, di uomini come Calamandrei, no? All'interno anche della Costituente, uomini che si batteranno per introdurre i principi politici, appunto, elaborati dalla massoneria, soprattutto quella anglosassone, e quindi contrasteranno la nascita della Costituzione sociale basata sul lavoro e non sulla proprietà privata. Questa qui era la caratterizzazione di questo gruppo dentro la Costituente. Si batteranno contro le componenti comuniste, in particolare contro Togliatti, che ha proposto insieme ai Dossettiani di introdurre il famoso articolo 18 contro le associazioni segrete, e quindi le attività politico occulte della massoneria, tutte battaglie che il Partito d'Azione perderà sistematicamente, assieme a quelle sull'adozione del sistema elettorale maggioritario e il conseguente bicameralismo imperfetto di stampo anglosassone, con una Camera alta e una bassa, copiando, no, la tecnica di governo elaborata per bloccare le istanze dei proletari e delle classi subalterne in Inghilterra e nei paesi anglosassoni in generale. Dopo le sconfitte nella Costituente, il Partito d'Azione cosa fa? Cambia strategia, si scioglie e i suoi componenti, visto che non riescono a sconfiggere il PC, operano l'infiltrazione all'interno del Partito Comunista e in quasi tutti i partiti, in modo tale da modellarne la linea politica, da quello repubblicano a quello socialista fino alla DC, continuando a proporre obiettivi politici e sociali che non sono riusciti a far scrivere nella Costituzione, cioè fanno diventare i partiti quello strumento che serve per chiedere le modifiche costituzionali. Entrano infatti nel PC Alatri e Trentin, il sindacalista che nel 1980 svende gli operai della Fiat e Berlinguer, no? Che ne aveva sposato la causa. Nel PSI entrano Riccardo Lombardi, Francesco De Martino, Tristano Codignola e Norberto Bobbio, anche lui grande autore poi delle richieste di modifiche, no?
in ambito costituzionale e democratico, no, del nostro paese. Nel PSIUP ci sarà Vittorio Foa, nei radicali Bruno Zevi, nel Movimento Federalista Europeo Altiero Spinelli, nel PSD Aldo Garoshi, Ferdinando Facchiano e Sergio Fenaltea. Quindi pratica una sorta di entrismo. Esatto. Questo Sergio Fenaltè è uno dei capi del partito americano in Italia. I suoi cugini, guarda un po', Francesco ed Enrico, saranno i notai che redigono il contratto d'affitto con Mario Moretti, il capo delle Brigate Rosse, per l'appartamento di Via Gradoli 96. Nella vicenda Moro lo troviamo, no? Nel Partito Repubblicano ci saranno Ugo La Malfa, Oronzo Reale, Bruno Visentini, Michele Cifarelli e Leo Valiani. Qui parliamo degli anni. E qui siamo subito nel dopoguerra, praticamente avvengono queste operazioni. Qualche parola in più sul ruolo di Partito d'Azione, che ha tratto ispirazione nel nome dagli ideali, da quello creato nel 1853, appunto, come dicevamo, da Giuseppe Mazzini, questo politico, no, tanto esaltato, liberale repubblicano, che è stato uno dei teorici del terrorismo borghese e che più che unire gli italiani, lavorava al servizio della corona britannica e dei suoi interessi geopolitici nel Mediterraneo, perché qui nel Mediterraneo stavano lavorando per creare il canale di Suez nel periodo dell'unificazione italiana, e coincidente proprio perché l'Italia era fondamentale per i flussi commerciali che si venivano a creare, quindi il Mediterraneo ritornava ad essere un mare molto importante per i commerci. Allora, il Partito d'Azione è nato nel 1942 dalla fusione di tre realtà preesistenti: il Movimento Giustizia e Libertà dei Fratelli Rosselli, dei veri antifascisti, diciamo, è l'unico gruppo a cui gli si può dare una caratterizzazione, diciamo, di possibili alleati anche alle politiche comuniste. Un'altra organizzazione si chiamava Alleanza Nazionale, guarda un po', no? Che ricorda quella di Fini, no? Certo. Un nome poi tornato appunto di moda, di Mario Vinciguerra, e il gruppo liberal socialista di Guido Calogero e Aldo Capitini. Il Partito d'Azione ha rappresentato quindi una realtà trasversale, una struttura palese della massoneria, in grado di condizionare dall'interno le scelte della politica italiana, dal fascismo fino ai nostri giorni. Un partito legato quindi ai grandi capitali anglosassi, ai grandi banchieri, quelli che contano realmente, che hanno come gli Ambro, no? I Rothschild, capito? Gente di questo tipo. E quindi in Italia alla Banca Commerciale Italiana, diretta dal massone Raffaele Mattioli, il che avrà come pupillo quest'uomo un azionista di lunga data, che è Enrico Cuccia, no? L'uomo di Mediobanca, no? Che diventerà il Deus ex machina, appunto, di Mediobanca, che ha rappresentato il tramite tra gli interessi delle grandi famiglie del capitalismo italiano, gli Agnelli, Pirelli, eccetera, e il capitale internazionale, la Banca Lazard, la Deutsche Bank, no, e via di seguito, che operavano lungo un asse particolare, che era l'asse Parigi-Londra-New York, guarda caso, l'asse più forte, diciamo, dell'economia Dell'epoca, dell'economia dell'epoca. dell'epoca. È proprio Enrico Cuccia che, sapendo in anticipo come finirà la Seconda Guerra Mondiale, che va in missione a Lisbona nel 1942, lo stesso anno della nascita del Partito d'Azione, su mandato appunto del banchiere Raffaele Mattioli, no? E con Ugo La Malfa, Adolfo Tineo e Ferruccio Palmi, e con la copertura dei filobritannici Savoia, i Reali, e del banchiere André Meyer della Banca Lazard, per stabilire contatti con esponenti degli Stati Uniti e gettare quindi le basi per il capitalismo italiano nel dopoguerra. Tra Cuccia e Meyer nasce in quei giorni un sodalizio fondato su un progetto politico, quello di ristabilire il primato della finanza e del capitalismo sulla politica e contrastare con ogni mezzo il vero e unico nemico, il comunismo, che è quello che c'è oggi, no? Oggi lo vediamo che è stato realizzato questo. I politici non contano un tubo, ma arriva il banchiere Draghi, arriva l'amico dei banchieri Monti, arrivano tutti questi tecnici, no, a svolgere questa funzione. Poi la caratteristica di Enrico Cuccia era quella che in Sicilia aveva
un suo cugino assai importante, l'avvocato Vito Guarrasi del Partito Repubblicano, uno dei padri del separatismo siciliano, che fu presente alla firma dell'armistizio di Cassibile. Pensa che personaggio, no? Il suo nome appare in un rapporto del 27 novembre 1944, indirizzato al segretario di Stato degli USA, no? In cui il console generale americano a Palermo, Alfred Nester, afferma che Vito Guarrasi, assieme ad altre personalità dell'isola, fu presente ad una riunione con altri ufficiali americani in cui si discusse se la Sicilia dovesse separarsi dall'Italia e dichiarare l'indipendenza. Il rapporto del console è significativamente intitolato Formazione di un gruppo che favorisca l'autonomia della Sicilia sotto la direzione della mafia. Abbiamo fatto la traduzione perché abbiamo anche il termine inglese, Formation of Group Favoring Autonomy of Sicily Under Direction of Mafia, no? Che tradotto significa appunto quello. Guarrasi è l'uomo che ha i rapporti, pensa, con boss mafiosi del calibro di Calogero Vizzini e Giuseppe Di Cristina. Però è un abile marpione della politica questo qui. E chi aggancia? Aggancia uomini della destra del PC come Emanuele Macaluso, che con lui aveva ottimi rapporti. L'azionista Matteoli, invece, ha questa caratteristica, è stato in ottimi rapporti con Benito Mussolini. Fin dalla vicenda di Fiume è stato uno degli strateghi del sistema capitalistico italiano, capace di stringere relazioni con i vertici del Vaticano, un'altra centrale del potere, no? Capitalistico e della finanza mondiale, con Paolo VI in particolare, ma che ha lavorato anche per egemonizzare la cultura politica del PC, guarda caso, favorendo la penetrazione del pensiero liberal keynesiano, e qui il keynesismo è usato proprio alla grande in contrapposizione al marxismo, no? Da questi soggetti, per esempio finanziando la Casa della Cultura in via Borgogna a Milano, che aveva tra gli intellettuali, i promotori, no, di questa casa della, tra virgolette, cultura, Elio Vittorini, Alberto Mondadori, Giulio Einaudi, Ernesto Nathan Rogers, Mario Borsa, oltre allo stesso Matteoli, no, che era anche un intellettuale, no, oltre ad essere uno dei vertici della massoneria. Fondata nel 1946 da Antonio Banfi, filosofo cattolico liberale, che nel 1948 entrerà nel PC grazie alle aperture appunto di Togliatti. Banfi è il maestro di Rossana Rossanda, che ne sposerà il figlio Rodolfo, responsabile dell'ufficio studi della Banca Commerciale, un think tank da cui usciranno, pensa, personaggi come Mario Monti, ma anche Dario Cossutta, figlio del più noto Armando, no? Quindi vedi come la politica non è mai lineare, no? C'ha questi intrecci. La Casa della Cultura, diretta dalla Rossanda, per oltre 10 anni è stata la fucina del migliorismo milanese, ha prodotto figure di revisionisti come Sergio Scalpelli, i gemelli Gianfranco e Giampiero Borghini, Luigi Corbani, Gianni Cervetti e Massimo Ferlini, che sarà addirittura presidente della Compagnia delle Opere dal 2000 al 2012. Passato dal PC alla Compagnia delle Opere. Esatto. L'operazione della Casa della Cultura di via Borgogna è stato a tutto campo e oltre ai miglioristi ha sfornato anche Primo Moroni, il teorico dei centri sociali e di quella cultura, no? Anarco-nichilista, estrema, anticomunista e antipartito che è servita a ghettizzare le generazioni del post-68. Il modo di lavorare, quindi, così capillare ed egemonico, cioè di questa cupola del capitalismo, è esplicitato bene dal teorico Augusto Monti, che nel libro Realtà del Partito d'Azione, scritto, attenzione alle date perché è fondamentale questa cosa qui, scritto tra il settembre 1944 e il gennaio del 1945 e stampato il 30 luglio dello stesso anno da Einaudi, afferma, scusate, il Partito d'Azione o Partito Fascista? E il partito fascista non fu appunto nient'altro che un partito d'azione? E il partito d'azione non sarà poi un partito fascista di nuova edizione? E per tornare a quegli uomini, agli uomini del partito d'azione avanti lettera, che
Che cosa c'era in nome di Dio che li distinguesse dai fascisti? Mettiamoci noi chiara la domanda prima che altri ce la formuli in pubblico, come già da un pezzo la va rimuginando in privato, e rispondiamo fino ad un certo punto, e precisamente fino alla fine del 1918, niente. Quindi una chiara missione di essere dei fascisti della prima ora, no? Certo. Poi nel capitolo dal titolo di Trotskista memoria, rivoluzione permanente, e anche qui, no? Che bello, no? L'uso di certe titolazioni per farsi capire ancora meglio, no? Rispetto anche a certe forme estreme di un comunismo inconcludente, no? Come quello trotskista, appunto. Augusto Monti afferma: spieghiamoci dunque meglio, il Partito d'Azione non è un partito comunista, perché è un partito liberale, anzi è il partito liberale, è l'idea liberale, come precedette e storicamente preparò il comunismo, così seguirà il comunismo e lo concluderà. La dottrina liberale comprende l'episodio comunista e gli assegna nella storia il posto che gli spetta. Oh, dichiarazioni chiare di intenti, no? E di programma, no? I poteri, quindi, che si muovono dietro il Partito d'Azione sono il vertice della massoneria, sono gli stessi che hanno realizzato il golpe nel PC, trasformandolo in un partito liberale di massa, e hanno uniformato ai bisogni del capitale, perché questi operano a tutto campo, le religioni monoteiste, i media, sempre sotto mentite spoglie utopico-progressiste, hanno plasmato il senso comune e nel contempo, grazie ai media, no? Controllano tutto praticamente, e a livello finanziario e economico operano per selezionare i manager del sistema capitalistico stesso, quindi i uomini, ecco perché appaiono uomini come Draghi, no? Monti, questi qua, sono appunto questi tecnici funzionali ben pagati dalla dittatura della borghesia, no? Da questa classe che detiene il potere. Rappresentano una potenza di fuoco enorme. E la breccia che hanno aperta da Togliatti purtroppo ha creato le condizioni all'interno del PC per far nascere una vera e propria corrente, quella che verrà chiamata migliorista, perché lascia spazio a una serie di personaggi di estrazione borghese che si agganciano particolarmente alla componente mendoliana, e nel tempo questa componente lavorerà per isolare i quadri provenienti dalla lotta partigiana e dalle fabbriche, e per dare un indirizzo sempre più liberale al PC. Giorgio Amendola, pensate un po', pochi mesi dopo la morte di Togliatti, in coerenza con la natura liberale, sul numero di rinascita del 28 novembre 1964, nell'articolo Ipotesi sulla riunificazione, propone ai dirigenti del Partito Comunista di prendere atto della crisi del comunismo e di cambiare nome al PC e di costituire con i socialisti un unico partito. Nel Nel 64, quindi 64, appena appena morto morto Togliatti, Togliatti, sì. guarda, né su posizioni socialdemocratiche né su quelle comuniste. Ma questa cosa è pazzesca, no? E lo si trova questa cosa descritta molto bene in un libro di un socialista, per di più neanche di sinistra, no? Che Ugo Finetti, in Togliatti e Amendola, la lotta politica nel PC. Allora, questa proposta produce all'interno del Partito Comunista lo scontro con la componente ingraiana, cioè c'è uno scontro che sarebbe la sinistra cosiddetta del PC, che invece puntava a un rapporto più stretto con la base cattolica. Cioè c'è proprio uno che punta ai massoni e l'altro che punta, e lì c'è il massimo della confusione, si vede, no? Perché non si erano resi conto che anche nella componente cattolica la massoneria si era già posizionata, tanto se si studia la P2 si vede il rapporto che c'è con lo IOR, con tutto ciò che ha voluto dire il Banco Ambrosiano, che sono tutti, e col Papa stesso, con Paolo VI, che addirittura aveva fatto le aperture a uno dei massimi massoni, no, e P2isti, che era Sindona, Michele Sindona. Quindi tutta questa cosa nasce su una no, non chiarezza e su un non studio da parte di queste due ali, la componente ingraiana e della componente amendoliana, praticamente apparentemente sembrava che non conoscessero esattamente chi manovrava sia la Chiesa Cattolica che la massoneria, no? E questo è stato il grande errore.
L'altro errore strutturale è stato quello che si è lasciato troppo spazio a queste componenti che hanno operato poi concretamente nell'ambito del mondo della cooperazione. L'abilità di questi uomini, soprattutto questi provenienti dalla componente azionista, no? Dalla P1 che noi chiamiamo, è stata quella di capire come bloccare e controllare le risorse del Partito Comunista, che erano risorse che facevano riferimento a questo mondo della cooperazione. E da lì escono proprio gli uomini che faranno quadrato, no? Come si dice, con questa componente e porteranno al congresso del 1991, dove avranno appunto questa maggioranza per poter chiudere l'esperienza comunista, anche se statutariamente quel congresso era irregolare, perché il PC non poteva essere chiuso, no? Perché l'entrata nel PC e il dissenso sulla linea politica, sui programmi, sui progetti comunisti poteva avvenire solo individualmente e non tramite correnti, perché era vietato nel PC far nascere correnti. Chi ha fatto nascere correnti si è mosso contro la carta costitutiva del Partito Comunista, che è lo statuto. Bene, possiamo fermarci qui per questa puntata. Sì, è la puntata dove si dice la P2 ha lavorato anche dentro il Partito Comunista, tramite la P1 però.